Abbiamo incominciato con un sistema di protezione civile e difesa del suolo che era pressoché inesistente nel 93 e nel 94, e dopo questi eventi il sistema delle pubbliche amministrazioni da livello nazionale fino a livello locale si è strutturato in un modo estremamente efficiente come lo è attualmente, quindi la macchina della prevenzione, la macchina dei soccorsi del sistema di protezione civile. Certo, questi grandi progressi che sono stati fatti dai bollettini di allertamento ai piani che allora non esistevano e ora esistono, lascia comunque aperte dei grandi problemi irrisolti. Il modo che le precipitazioni hanno in questi ultimi anni di cadere al suolo è radicalmente cambiato. Non abbiamo più grandi alluvioni, ma abbiamo piccoli e localizzati eventi molto intensi e molto pericolosi, cioè la frequenza di attivazione è maggiore e l'estensione del territorio interessato l'abbiamo vista sempre più ridotta. Questo è probabilmente un effetto dei cambiamenti climatici, questa è la sfida del futuro, il nowcasting, ed essere preparati ad affrontare gli eventi sempre più imprevedibili e sempre più locali.